qualcosa che noi dobbiamo valorizzare molto, perché sembra scontato, ma così non è. E l'anno che speriamo ci stiamo lasciando alle spalle ha purtroppo stimolato ancora di più l'individualismo, la chiusura, e aprire, diciamo, per me una delle prime iniziative che faccio di presenza è qualcosa di molto positivo, e dobbiamo valorizzarlo su come insieme si possono fare cose migliori, come insieme si possono ottenere risultati più importanti, perché quello che voi state facendo, diciamo, anche questa ciclovia, per come l'avete pensata, per come l'avete strutturata, io ricordo quando Nicola, che ringrazio per l'invito, mentre cominciò a parlare, stavamo in un'altra iniziativa, ricordo la passione che ci metteva, e ricordo come allora dicevamo, se certo è importante, perché la Regione Emilia-Romagna non ha bisogno di avere complimenti sulla mobilità dolce, sulle ciclovie, perché investe da tempi non sospetti, ma è una realtà che può fare scuola anche ad altri territori. E oggi che su questo tema c'è una maggiore sensibilità anche dal punto di vista degli altri livelli istituzionali, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato destinato 1 miliardo per la mobilità dolce nelle città, ma anche per le ciclovie turistiche, perché noi dobbiamo legare fortemente questo aspetto, e qualità della vita degli abitanti e qualità della vita dei territori, ma è anche ricchezza che si può creare, si può generare, perché sono sempre di più, speriamo, usciti dalla pandemia, le persone che si muovono e che vanno a cercare questi luoghi per passare le loro vacanze, per ritemprarsi, e sono sempre di più le persone che cercano, diciamo, attraverso la bellezza del territorio, le bellezze architettoniche, la storia dei paesaggi, ma cercano anche l'enogastronomia, e in questa terra, come dire, non c'è bisogno di sforzarsi molto, anzi non c'è bisogno di fare nessuno sforzo. Ma quello che voi fate è, da questo punto di vista, anche molto innovativo e secondo me di grandissima qualità. Legare ogni pezzo a un prodotto, legare ogni tratto a qualcosa che porta ricchezza nella comunità, è qualcosa, diciamo, davvero di grande valore, e io su questo voglio consumare l'ultimo minuto del mio saluto. Bellissimo quello che state facendo, i prodotti che sono stati illustrati qui con una grande maestria sono ricchezza enorme, non solo di questo territorio ma di questo paese, e sono i prodotti che ci fanno diventare grandi nel mondo. Noi siamo grandi esportatori di prodotti agroalimentari, perché vengono molto apprezzati i nostri prodotti, ma i nostri prodotti sono anche molto imitati, e questa è una battaglia che dobbiamo continuare a portare avanti. Ci può aiutare questo percorso? Sì, ci può aiutare, perché più noi facciamo conoscere i prodotti, i luoghi dove quei prodotti si possono realizzare, più noi diventiamo forti nella battaglia contro l'Italian Sounding. Vedete, noi esportiamo circa 45 miliardi di euro di prodotti agroalimentari ogni anno, ma veniamo copiati per oltre 100 miliardi di prodotti agroalimentari ogni anno. Voi immaginate quanto questa regione e altre regioni del nostro paese potrebbero esportare e produrre ricchezza e produrre lavoro nel territorio, se riuscissimo, come dobbiamo fare, a sconfiggere questo furto di identità, perché di questo si tratta. Quando abbiamo fatto con la nostra assessora, abbiamo fatto con l'assessore Mammì, abbiamo fatto la battaglia contro il furto di identità. Se voi ricordate, non solo il parmesan, che è una cosa che non deve esistere, ma anche quando abbiamo fatto la battaglia sull'aceto balsamico e abbiamo portato il commissario europeo a dire che non ci può essere l'aceto balsamico made in Germany, c'è l'aceto balsamico di Modena, è legato al territorio, e se quello non viene rispettato è un furto di identità, è un furto di ricchezza del territorio. E quindi questa è una battaglia che dobbiamo continuare a portare avanti, ma vedendo questi prodotti noi dobbiamo massimizzare queste iniziative, perché abbiamo una battaglia fondamentale che dobbiamo vincere, è quella contro l'etichettatura a semaforo. Quella è
etichettatura in Europa, la maggior parte di questi prodotti qui, andando in un supermercato, in un negozio, in un ristorante, li troviamo marchiati con il semaforo rosso. Perché se si adotta grassi, zuccheri e sale, il prosciutto fa male l'olio d'oliva, fa male perché viene classificato in una modalità che è funzionale ad altre economie e non alle nostre. Noi invece questa battaglia la dobbiamo fare, io l'ho portata avanti, ho detto con forza e con coraggio al presidente di turno, alla tedesca del Consiglio dei Ministri Europei dell'Agricoltura, ho detto la vostra classificazione non è obiettiva, mette in discussione la dieta mediterranea. Non abbiamo fatto approvare quella norma, adesso dobbiamo continuare e gli assessori, il ministro dell'agricoltura e tutti i soggetti interessati, i sindaci, tutte le regioni mi avranno al loro fianco, perché noi la battaglia contro il Nutri-Score la dobbiamo vincere, perché noi dobbiamo fare educazione alimentare, non indurre il consumatore a prendere il prodotto, magari il prodotto già elaborato, e non invece ad assaporare queste meraviglie che voi stamattina avete illustrato. Quindi a me faceva piacere stare qui per dire benissimo, andiamo avanti sulle ciclovie, andiamo avanti sulla mobilità dolce, andiamo avanti sull'ecosostenibilità, ma l'ecosostenibilità deve essere anche sociale ed economica. E se noi perdiamo una sfida come quella della valorizzazione del nostro agroalimentare, l'ecosostenibilità sarà meno forte. Noi invece questo credo che è una battaglia che vogliamo fare tutti insieme, e anche questa manifestazione, la vostra presenza qui oggi, è a supporto di una battaglia giusta che dobbiamo fare, lo dobbiamo ai nostri territori e anche ai tanti produttori, quelli che ci hanno preceduto e quelli che anche in questo anno di pandemia hanno continuato a scommettere sulla bontà, sulla qualità della dieta mediterranea, hanno continuato a scommettere, a investire nelle loro imprese, perché si difende appunto non solo ricchezza per le proprie imprese, ma si difende identità territoriale, si difende lavoro, si difende qualità della vita. Grazie e buon lavoro.